Stiamo qui in preparazione per la trasmissione Alice TV, sto preparando praticamente una base della pizza che porteremo in TV, perché lì naturalmente i tempi sono ristretti, quindi abbiamo fatto prima una preparazione del prodotto che andiamo a fare. Sinceramente, anche se spesso parlo davanti alla telecamera, oggi sono un po' d'ansia, forse perché le telecamere di una TV mi mettono ansia, non so. Gli ingredienti sono pronti, diciamo l'assetto è lo stesso, anzi dirò, questo è più importante, perché la gara insomma è tra colleghi, tra amici, qua è diciamo, una cosa che rimane un po' sui grandi schermi per un po' di tempo, ci saranno le repliche del sito da Alice, e quindi devo fare le cose fatte bene, non posso permettermi di sbagliare, qua insomma devo comunque creare e mantenere la mia immagine. Per mettere benzina e per prendere la burrata. Io secondo me hanno caricato una cosa in più. Che? L'ansia. Ah. È l'attore. Sembra che c'è tutto. Qua va. Andiamo operativi, sempre in armonia. Andiamo adesso a trovare il nostro amico telefonico Alfonso di Alice TV. Abbiamo avuto tutti i colloqui telefonicamente, adesso lo conosceremo e andiamo avanti. Speriamo che non mi inceppo. Me l'hai chiesto 10 secondi fa. Inceppa un attimo la rotella, via l'ansia. No. Uscire oppure sì, certo. Punta di piedi? Sì. Mi raccomando, punta di piedi. Oppure due forchette vanno il forno. Il mini pimer serve per fare la vellutata di patata, la crema di patate. Perché nel senso noi facciamo parte e abbiamo messo un po' il sistema burocratico militare. Per quanto riguarda la formazione, a livello di formazione. Sì, non te riprendo. Siamo perdi, lo microfoniamo. Microfoniamo, sì, sì. Su una tasca con la vita dei pantaloni. Sto così, senza grembiule. Insomma, stavo dicendo, per chiudere un attimo il loop, negli anni 90, la crisi della grande distribuzione, le cose, ci siamo buttati in questo mondo della birreria all'epoca. Poi, visto la mia professione della carne, abbiamo riportato sul... Visto anche il boom di vegetariani, vegani. Abbiamo iniziato a fare la pizza e abbiamo riportato la carne alla brace. Quindi oggi abbiamo il banco a taglio della carne. Grandioso.
quindi uno, può scegliere dal, sono un po' dilettato sulla pizza e la mia idea è sempre quella dei piatti di cucina di portarlo giù andare a fare una pizza un po' per me. C'è un bel successo, c'è un bel riscontro, poi lavorando sempre sugli impasti, altissima digeribilità, altissima protezione, facciamo degli impasti comunque che chi mangia la pizza non lo sicuramente va a casa bene. Assaggio un pezzetto dopo se me lo permette, grazie. Ok, ok. Per fare i cornetti. Proprio quanti ingredienti tutta pizza. Va bene, bravo. Una forchettina di questo. No, devo imparare da solo. Su ste cose, io su ste cose lo sai che non lo seguo tanto. Sto a morire per lui. Quindi. Le tecniche che poi noi facciamo dei aggiornamenti con loro, li riportiamo, diciamo nelle nostre scuole. Gli lasciamo un minutino, tu prendi le patate, facciamo la crema di patate, ti rifai la pizza, metti sopra la crema di patate e rimetti la pizza. Sì. Un minuto e mezzo parliamo io e Gigi on the road. Ritiriamo e tu ritiri fuori la pizza e fai la tua farcitura, guarnitura, guarnizione, topping, come cavolo. Composure on the inside, ulcer on the outside. Footstep step. Noi ci vediamo domani se vorrete, noi siamo qualche punto, siamo sempre qua su Alice. Ciao. Ciao. Allora, prima di cominciare la cosa c'è il primo facendo. Ora facciamo anche nel giro. Vieni Gigia! Sì, io sto così. E poi abbiamo l'oggetto. Gigia, grazie, mi sembra che fai una. Grazie. È stato un piacere stare. Grazie a voi, come vi ho detto, speriamo di un'altra occasione perché mi sono molto divertito. Devi divertire, ci divertiamo pure noi, siamo qui. Ecco qua. Ciao, ciao. 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 Ciao.